tanto tranquillo. Vendere l'Inghilterra a peso può essere un programma per far soldi o il titolo di un disco long playing e nel caso nostro, o meglio nel caso dei Genesis, è l'uno e l'altro. Il complesso dei Genesis, che insieme agli Yes, ai King Crimson, a Emerson Lake Palmer, va portando avanti un certo discorso nel campo del rock melodico, sta effettuando una tournée in Italia. Partiti da Torino, le loro tappe successive sono Reggio Emilia, Roma e Napoli. Escono da una di quelle scuole inglesi, la Charterhouse, celebri per la rigidità delle loro norme, ma non certo rigido è lo schema delle loro composizioni poetiche, soprattutto basate sui doppi sensi e sui giochi di parole. Hanno incominciato a suonare più per hobby che per altro. Li abbiamo incontrati a Torino. Sono Tony Banks, Phil Collins, Peter Gabriel, Michael Rutherford, Steve Hackett, e a chiedere a Peter Gabriel il perché di quel titolo al loro ultimo disco, Selling England by the Pound, ci si sente rispondere. We're selling England by the pound, that's what England is doing. And, so in our... Vendere l'Inghilterra potrebbe essere il primo passo per realizzare un nostro programma personale sul tema di come diventare ricchi e famosi in 2 anni. Le storie raccontate nelle vostre canzoni contengono spesso un messaggio. Che cosa volete dire? O per lo più sono storie fantasiose, sì. Storie di pura fantasia. Una fantasia di gruppo, naturalmente. Dove trovate l'ispirazione per i vostri testi? Quasi sempre l'ispirazione ci viene dall'anima. Di qui, dalla lettura dell'anima che ascoltiamo con un orecchio. Poi scriviamo quello che esce dall'altro orecchio. La stessa cosa accade per la musica. Dopodiché mettiamo il tutto insieme, così. Alla domanda se secondo loro la musica sia più importante dei testi o viceversa, Michael Rutherford e Steve Hackett non credono di poter accettare una simile distinzione. Seguiti nella loro ispirazione dal simbolo pratico brandito da Peter Gabriel, spiegano che comunque in primo luogo verrebbe la musica, anche perché i Genesis costruiscono le parole sulla musica, ma quello che importa in realtà è che anche in questo caso l'ispirazione viene direttamente dall'anima. Selling England by the pound.